Network marketing e attivo numero 3. Amici in sintonia con i tuoi sogni e i valori. Non si tratta semplicemente di accettare un posto di lavoro diverso. È più come trasferirsi in un paese diverso, cambiare la tua religione o cambiare partito politico. Cambio lavoro, cambio vita. Quante volte hai sentito questa frase? Io proprio l'altro giorno l'ho sentita dire in una nota vocale di WhatsApp a me indirizzata da una persona a me molto cara, devo dire, che mi chiedeva consigli perché dal posto in banca vuole passare a fare un lavoro meno impegnativo, ovvero la babysitter. Tanto fare la babysitter cosa ci vuole? Un lavoretto. Guarda, costi quel che costi, faccio partire la rubrica Babysitter lavoretto un cazzo. Stay tuned. Partendo dal presupposto che gli strumenti formativi per crescere oggi sono più che disponibili, video, newsletter, podcast, caroselli, interviste, è necessario impiegare del tempo per guardarli e ascoltarli. Iscriversi a una newsletter pensando di fare un piacere all'autore per poi non leggerla, occhio che si nota se non la leggi, non è produttivo per la persona che si iscrive. Chi si è dato l'impegno di redigere una newsletter con una cadenza settimanale, quindicinale o mensile, oppure fate voi, trae la forza dal percorso perché si accorge che cambia lungo il tragitto nella sua mentalità. L'impegno nello scrivere i contenuti, nello sceglierli e pianificare il lavoro in agenda sono fattori game changing, ovvero in grado nel tempo di farti cambiare l'impostazione originaria, frutto delle tue credenze limitanti che avevi dato alla tua vita. Chi pensa di fare la carità invece non cambia. Quindi, se vuoi consigli sinceri, è necessario che tu sia disposto a dare reale fiducia alla persona a cui ti rivolgi, che ne segui i contenuti anche interagendo. Questo soprattutto se rendi partecipe l'altra persona che vuole più tempo per te, vuoi gestirti meglio lavoro e figli. Poi ti mando il contenuto ad hoc a cui tu non fai nemmeno seguire un feedback. Quale persona non sta cambiando? Cambiare posto di lavoro o mansione non equivale a cambiare vita. In questo caso hai solo cambiato indirizzo lavorativo. Per cambiare vita è necessario cambiare il tuo indirizzo mentale. Non a caso prima ho parlato di video, podcast, newsletter. Con i contenuti cambi i tuoi pensieri, oltre che con i libri naturalmente. Luca Mazzucchelli dice che tu diventi le conversazioni dentro alle quali sei inserito. La frase "io frequento gli amici di una vita" è molto bella e utile se vuoi che il tuo stipendio rimanga quello di una vita, lo stesso o magari diminuisce. In genere chi dice questa frase dice poi anche l'altra, veramente innovativa. Ci vorrebbe lo stipendio di Totti visto che ho la sua stessa età. Robert Kiyosaki afferma che il tuo reddito tende a essere all'incirca uguale al reddito medio dei tuoi 5 amici più intimi. Effettivamente tutti noi siamo la media delle 5 persone che frequentiamo di più. Nello scorso video dedicato all'attivo numero 2 abbiamo messo in evidenza l'importanza che tu ti scelga la tua meta e che tu sia disposto a non ritrattarla. E abbiamo anche affermato che i tuoi amici perdenti vogliono che tu te ne stia sul divano. Cambiare vita e costruirsi un business di network marketing significa procurarsi un mondo di amici completamente nuovo, amici che stanno andando nella stessa direzione in cui vai tu e che condividono i medesimi valori basilari che hai tu. Questa è la più grande rivoluzione nella tua vita, una rivoluzione mentale.
significa che non vedrai più chi ti dice che non ce la farai mai, né limiterai la frequenza e darai priorità, questo è importante, a chi fa il tifo per te. Buona scelta dei tuoi amici, te la auguro di tutto cuore. Intanto, su ispirazione tratta da un carosello di Maurizio Fiengo, postato su LinkedIn, dal titolo Le 7 scuse per non pubblicare su LinkedIn. Ora la mia mente malandrina ha prodotto in esclusiva per te le 7 categorie di persone a cui non ti devi associare se vuoi sviluppare un business di network marketing. Eccole. 1. Chi dice non ho tempo, mente sapendo di mentire, o ha un comportamento molto disorganizzato. Invece nel network marketing è necessario che tu impari a organizzare la tua agenda e le tue priorità. 2. Chi dice non conosco nessuno, credigli ma verifica. Se lo vai a trovare e abita in una caverna, allora ti ha detto la verità. 3. Chi dice i prodotti sono cari. Sì, ha ragione, sono cari perché sono brevetti attenti alla nostra salute, concentrati, biodegradabili e costano troppo, poco, per i risultati che ti danno. 4. Chi dice non sei portato. Sì, anche questo è vero e infatti ti fai portare dai tuoi nuovi amici, con più esperienza di te, che vanno nella tua stessa direzione. 5. Chi dice mi vergogno dell'opinione altrui su di me perché faccio network marketing. Queste persone saranno a vita nel quadrante del dipendente. Dipenderanno da un capo e questo è il grave per loro dai giudizi della massa. 6. Chi dice per te è diverso perché non hai figli, non hai genitori ammalati e soprattutto per te è diverso perché la tua giornata dura 48 ore e non hai il pesciolino che si annega nella boccia. Io sì e me ne devo prendere cura. 7. Chi dice chi si accontenta gode. Esatto, come chi visse sperando morì. Non puoi cambiare i pensieri e le convinzioni altrui. Puoi cambiare i tuoi pensieri e le tue credenze e soprattutto puoi scegliere chi tenere accanto a te in modo prioritario e le persone di cui invece limiterai la frequentazione. Questo video ha trattato il terzo attivo che andrai a costruire nel tuo business di network marketing, ovvero amici in sintonia con te. Infatti, seguendo il libro di Robert Kiyosaki, Il business del XXI secolo, il network marketing ti permette di costruire 8 attivi contemporaneamente che lavoreranno per te nel momento del bisogno. Gli 8 attivi sono 1. L'istruzione finanziaria. 2. Lo sviluppo personale. 3. Amici in sintonia con i tuoi sogni e valori. 4. Il potere del tuo network personale. 5. Business duplicabile e scalabile. 6. La tua abilità di leadership. 7. Meccanismo per creazione di ricchezza autentica. 8. La capacità di vivere i tuoi sogni. Costruisci la tua rete di amicizie in sintonia con chi sei tu nel profondo, con le tue aspirazioni e con i tuoi obiettivi e i nuovi modi di pensare e di agire con cui verrai in contatto diventeranno parte di te e ti parleranno in modo nuovo quando sarai in difficoltà. Non faranno sparire i tuoi problemi, ma diventeranno quel dialogo interiore capace di far cambiare direzione alla tua vita. Potremmo collegarci su YouTube. Puoi iscriverti a questo canale e a quello Luciana Pellizzato Cambiamente attivando la campanella. Entrambi tra
trattano un argomento cruciale: l'atteggiamento. LinkedIn, puoi chiedermi il collegamento, magari con una breve nota, e seguire i miei due hashtag: cambia mente e educatrice networker. Infanzia e network marketing sono collegati infatti a filo doppio con quell'atteggiamento potenziante che crea comportamenti funzionali indipendenti dai settori. Trovi anche il partner commerciale scelto perché potresti volerlo conoscere. Ti ricordo inoltre la newsletter Luciana Pellizzato Cambia Mente. Cliccando al link in descrizione puoi compilare il form per ricevere ogni 2 settimane questa newsletter. Sia su LinkedIn sia nei 2 canali YouTube puoi trovare le interviste in cui dialoghiamo con mamma e papà, networker e professionisti dell'educazione. Per farti tante risate prima di una nuova settimana di lavoro, ogni domenica sera potresti collegarti al canale YouTube Davide Gallimberti per guardare questi video in versione backstage. Ore 21:30. Preparati al mal di pancia da risate. Ci vediamo tra 2 settimane con un nuovo video e la relativa anteprima.